Oggi vi farò vedere come faccio i pancakes. Buongiorno, per prima cosa ho messo il burro a fondere, quindi l'ho fatto sciogliere così da averlo già sciolto che si raffredda, e sono 30 grammi di burro. Poi si mette tutto in una ciotola. Io vi farò vedere come la faccio solitamente, quindi non divido le farine, eccetera, metto tutto insieme. Allora, mettiamo. Sono 300 grammi di farina, quindi io divido e farò 100 di farina di mandorle. Visto che no, farò 50 di farina di mandorle. Oddio, mi sono persa. 150 di quella fa 200, 100 di questo. Ok, ci siamo. Scusate, ma faccio sempre molta confusione. Faccio 100 di farina normale, 100 di 150 di farina di riso. Quindi si arriva a 250. E però dopo metterò 50 di quella. Scusate, è un po' incasinato, ma credetemi. Setacciate sempre, per chi è molto, viene molto molto meglio. Assieme ci metterò anche il lievito. La ricetta dice che ci vogliono più o meno 10 grammi di lievito. Io non ne ho mai messi 10, sono sempre andata o 5 o 6 o 7, una cosa del genere. Qua ne ho 4, quindi userò questi 4. Più lievito mettete, più si alzano, si gonfiano e quindi diventano, crescono, diciamo. Però anche se ne mettete meno va bene lo stesso, non cambia assolutamente nulla. Zucchero, ci vogliono 60 grammi, potete usare anche quello di canna, eccetera, insomma, e anche qua è molto a libera scelta. La ricetta non vorrebbe la farina di mandorle, la farina di riso, solo che io ho variato. Mescolate un po'. Gli ingredienti secchi, scusate ma devo chiudere. Ora prendiamo il latte. Io ho del latte da finire, io uso quello senza lattosio o quello di soia, indipendentemente perché li preferisco, ma ci vanno 400 grammi di latte, che sono quasi 400 millilitri, diciamo. Perfetto, 400 grammi di latte. E lo dobbiamo inserire a filo mescolando, quindi ora cercherò di mostrarvi più o meno, ok, come viene. Mescolate piano piano, cercate di incorporare il più possibile, non fate venire i grumi. Farlo con una mano è molto difficile. Mescolate. Un po' di pazienza. Questa è forse la parte un po' più lunga, ma se qualcuno vi aiuta a mettere il latte a filo, sicuramente ci impiegate molto meno. Bene. Mettete il burro. Si è un po' raffreddato nel frattempo, sento tutto il burro. Calma. E non appena si è
amalgamato anche il burro, avete finito. In 10 minuti più o meno, anche meno, avete l'impasto pronto e ora li cuciniamo. Ok, ora qui voi non lo vedete, ma ho il mio impasto. Io ho questi misurini che ho credo comprato all'IKEA e uso questo qui, di solito lo riempio più o meno a metà per fare le palline giuste, diciamo i pancake giusti della stessa misura. Quindi ne prendo un po', ok, ne cucino di solito 3 insieme più o meno. Tra qualche minuto sono pronti e ve li farò vedere. Ho questa fantastica pentola per fare le crepe che con la giusta tempistica fa sì che non si brucino, ok? Ho imparato a non bruciarli. I primi magari vengono un po' meno coloriti, però non sono bruciati. È un gran passo avanti. Mentre senza dover mettere olio, burro né niente. Quindi se avete una cosa del genere, se no magari mettete un po' di burro una volta ogni 2 o 3 passate, dategli una volta ogni 2 o 3 pancake, diciamo, dategli delle passate. Io alzo un po' il fuoco e appena fanno le bollicine, ora stanno già cominciando a farle, dovrebbero essere pronti. Quindi ci impiegano molto molto poco. Come vedete, questi sono pronti, sono un po' più chiari del normale, perché appunto sono i primi e quindi ho sempre paura di bruciarli, però sono comunque cotti, di solito sono quelli che li mangio al pomeriggio, quando li ho fatti. Okay, sto cercando di tirarli via, ma mi brucio, quindi... Perfetto! E ovviamente io facendoli per la mattina li faccio un po' più piccoli, quindi ne faccio di più, ma sono un po' più piccoli. Se invece li volete fare per il pomeriggio, li fate un po' più grossi magari. Questi sono i pancake finiti, questi li mangerò adesso perché sono gli ultimi. Questi sono quelli che metterò via, e questo non lo spengo. E questi sono letteralmente gli ultimi rimasti, come si può ben vedere. E niente, questi li metterò sotto vuoto e li mangerò queste mattine. Yeah! Adoro. Per questo video è tutto, spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere se li fate qua sotto la ricetta, se vi piace, se avete commenti qua sotto. Seguitemi su Instagram, sono anche lì. E un bacio!